Ciao a tutti e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Gli amici che ti vogliono bene, quelli che ti pensano. Noi abbiamo una cara amica in un luogo speciale che si chiama Monasterace Marina, in provincia di Reggio Calabria, che ha una bellissima azienda agricola e in questa azienda agricola si può anche stare perché c'è un agriturismo, si può soggiornare a due passi dal Museo Archeologico di Caulonia e a due passi dal mare. Oggi la nostra amica Annalisa ci ha mandato questo bellissimo pacco che noi stiamo per aprire perché è l'ora di pranzo e noi non mangiamo mai senza aprire i pacchi prima. Il pacco vuoto non si mangia. Vedete? Adesso vediamo cosa ci ha mandato. Nell'azienda di Annalisa ci sono anche due asini, fra poco saranno in tre, due nostri amici, Mimmo e Filomena, che si sono riprodotti, si stanno per riprodurre, e poi ci sono le piantagioni di olivi, da cui nasce direttamente la marmellata. Scusami, l'olio d'oliva. Voilà, questo è un pacco nel pacco che però non apriamo per prima. Abbiamo le coperture e come prima uscita abbiamo la mitica vellutata di cipolla rossa biologica. Clamorosa, la lanterna. Mettiamo qui per tutti i nostri amici. Come secondo classificato abbiamo la vellutata di peperoncino biologica. Al gradino secondo del podio, poi abbiamo anche altre situazioni in cui abbiamo il mitico olio caulo, olio extravergine di oliva biologico, sempre lanterna. Sul podio più grande l'olio qui, primo classificato. Poi qui amici abbiamo la mitica migliarese, passione per la buona agricoltura. Pomodori secchi in olio extravergine d'oliva al terzo posto, al terzo gradino del podio. Pomodori secchi direttamente dalla lanterna, amici. Voi vi chiederete come si fa per andare alla lanterna. Non lo so. Si deve partire prima, poi abbiamo questa che è, penso che sia di limoni, una marmellata di limoni. E la marmellata di limoni scavalca il pomodoro e va al terzo posto. Eccola qua. Poi amici, qui abbiamo un capolavoro che è la marmellata di clementina biologico, che è un capolavoro che scavalca immediatamente il pomodoro che passa in quinta posizione e il limone scavalca la vellutata e va avanti. Ecco. Poi, dicevo, come si fa ad arrivare alla lanterna? La lanterna si trova sulla mitica, in una strada accanto alla mitica statale 106, quindi molto semplice da raggiungere, a pochi decine di chilometri. Marmellata di arancia biologica, si va a posizionare subito in seconda posizione dopo l'olio. È un plotone pazzesco questo. E poi amici abbiamo la marmellata di bergamotto biologico. Come voi tutti sapete, il bergamotto è una cosa unica al mondo che noi abbiamo solo in Calabria e non la vogliamo dare a nessuno, ce la teniamo per noi. E quindi vi consiglio a tutti di andare alla lanterna, ma prima di finire abbiamo questo mitico. Cosa ci sarà qua? Che tipo di... non credo sia un prodotto perché... Forse è sabbia del mare di Caulonia, non lo so, o di Monasterace Marina. Ma noi apriamo, amici. Eccolo qua. Eccolo qua. Sei unico come un binario della Ionica. È fantastico. Questo è il manifesto politico. Sei unico come un binario della Ionica. Il nostro prossimo nuovo, eccolo qua.
Fantastica Annalisa, grazie. Invitiamo tutti gli amici a visitare la Lanterna, la Locanda Cocintum, un posto meraviglioso e sicuramente se ci andate non tornerete a mani vuote, perché queste cose vi faranno essere sempre più felici e più compresi nel mondo. Ciao amici, evviva!